Finalmente, dopo centinaia di video su questo canale in cui ho parlato di entrate passive e diverse migliaia di euro con i quali ho potuto acquistare la mia prima casa, il mio primo investimento immobiliare, posso dire di aver ricevuto un affitto sul mio conto corrente. Eh sì, voglio parlarvi in questo video di come sono andati i miei investimenti per marzo e la più grande novità per quanto riguarda marzo ve l'ho appena detta, ovvero ho ricevuto il mio primo affitto sul conto corrente. E sappiate che sto lavorando tantissimo per migliorare costantemente la qualità di questo canale e la qualità dei miei video. In più, all'interno di questo video ti parlo delle altre mie entrate passive, ci sono alcune considerazioni importanti che devo assolutamente fare all'interno di questo video, perciò ti consiglio di rimanere fino alla fine per non perderti nessuna delle informazioni che voglio darti. Se sei nuovo sul canale, io mi chiamo Leonardo, investo nei mercati finanziari da oltre 2 anni e attraverso questo canale da oltre 3 anni parlo di finanza personale, business e investimenti e racconto il mio viaggio all'interno del mondo degli investimenti. Se ti interessano questi argomenti ti invito ad iscriverti e attivare la campana di notifica per non perderti nessuno dei miei prossimi video. Iniziamo subito e la prima cosa di cui ti voglio parlare sono gli affitti che ho ricevuto sul mio conto corrente. In realtà, quando me ne sono accorto, non avevo ben capito subito perché fossero aumentati i soldi all'interno del mio conto. Stavo camminando tranquillamente per strada e ho guardato quando fosse la prossima rata del mio mutuo, in realtà alla fine del mese, quindi lo sapevo benissimo, volevo vedere ancora una volta i numeri. Mi sono accorto però di avere ben 291 euro in più e questo era uno dei 4 pagamenti mensili che ricevo per il mio appartamento che ho acquistato a Bologna. Ne ho parlato e ho fatto una playlist dedicata che puoi trovare all'interno del mio canale, ne parlerò sicuramente ancora in futuro. Dopo pochi secondi ho realizzato di avere più soldi nel mio conto corrente senza in realtà aver fatto nulla di che. Ne ho spesi tantissimi ovviamente, ma non ho lavorato per guadagnare quei 291 euro attivamente. E in realtà la sensazione è stata veramente bella, perché ho sperimentato, probabilmente per la prima volta nella mia vita, veramente qualcosa di passivo come entrata. Naturalmente le entrate passive non esistono, nessuna entrata è passiva al 100%, però la fatica che ho fatto per vedere accreditati quei 291 euro sul conto, che in questo caso non sono tantissimi, sono semplicemente simbolici, è stata veramente poca. Dopo questo evento, se vogliamo, sono ancora più deciso a percorrere questa strada, cioè quella di mettere in affitto degli immobili, ottenere delle entrate di tipo passivo, ancora una volta con le virgolette, e vedere i miei soldi aumentare senza che io debba lavorare attivamente per ottenerli. Prima ho ricevuto questi 291 euro, poi mi sono arrivati gli altri 3 pagamenti per un totale di 1020 euro, che è l'affitto mensile inclusivo anche delle spese condominiali. Ma approfondirò i dettagli sicuramente in uno dei miei prossimi video. Considerando il cash flow per quanto riguarda il mio immobile, per il mese di marzo le cose non sono andate benissimo perché ho saldato l'intero capitale di tutte le rate per il 2022. Rate relative alle spese condominiali, dovevo pagare 4 rate, le uscite sono state pari a 1735 euro di spese condominiali a preventivo per il 2022. Considerate due cose, la prima è che per quasi metà del periodo considerato, ottobre 2021, ottobre 2022, l'immobile non era a mio carico, quindi fate una proporzione e capirete quante sono le spese condominiali per l'appartamento. E la seconda cosa da considerare è che gli inquilini copriranno grandissima parte delle spese condominiali, circa il 90%, ad esclusione delle spese amministrative. Quindi 1020 euro che ho ricevuto sul conto includono sia il canone di locazione che la quota dovuta dagli inquilini per le spese condominiali. Ho pagato poi la mia prima rata con rimborso sia di capitale che di interessi, 666 euro, ne ho parlato nel mio scorso video sul mio mutuo, e in realtà di questi una buona parte, circa 440 euro, sono capitale che ho restituito alla banca, quindi non un'uscita vera e propria, ma semplicemente un cash flow negativo. In definitiva quindi ho avuto un cash flow nel mese di marzo per il mio immobile positivo di 324 euro e, se consideriamo anche le spese condominiali, cosa che è giusto fare, negativo di circa 1400 euro. Per quanto riguarda invece il net income, in questo caso una perdita netta invece, devo considerare l'uscita completa delle spese condominiali e l'uscita per quanto riguarda gli interessi e l'entrata ovviamente completa degli inquilini. In totale quindi meno 979 euro. Ma ovviamente sono ben consapevole che non pagherò questa cifra di spese condominiali ogni mese, la pagherò una volta ogni 12 mesi. Per ora mi godo questo affitto, ma sto piano piano ponendo le basi per ciò che voglio fare in futuro. Parliamo adesso di altre entrate passive. Le mie entrate passive, se non sei nuovo sul canale, sono le stesse per quanto riguarda gli altri mesi. Io sto parlando di dividendi, sto parlando di staking di criptovalute e anche lending di criptovalute.
Tutte queste entrate, assieme al crowd lending, mi hanno permesso di ottenere una cifra piuttosto interessante anche per il mese di marzo. Per i dividendi a marzo c'è stata una grande novità, ovvero non ho ottenuto ancora un dividendo da dividendo, quindi interesse composto, ma otterrò questo dividendo ottenuto da azioni ottenute come dividendo di altre azioni ad aprile. Sto parlando di Orion Office Rate, che pagherà un dividendo, seppur irrisorio, di 10 centesimi di dollaro per azione, e io ho 4 azioni, perciò 40 centesimi ad aprile come lordo al quale dovranno essere applicate le doppie imposte America e Italia. Ma a marzo ho ottenuto anche il solito dividendo mensile di Realty Income, pari a 9,09 euro, che è una quantità all'ordo del 26% di imposte italiane. Per quanto riguarda il crowd lending, Suisi mi ha permesso di ottenere i soliti 17,80 euro per il mese di marzo, e includendo anche le altre piattaforme sono arrivato a un totale di 26,60 euro per il crowd lending. Andando a considerare il lending di criptovalute su BlockFi, ho circa 3.500 dollari di valore in Bitcoin e ho ottenuto per il mese di marzo 0,002875 Bitcoin, che corrispondono a circa 13 euro. Per quanto riguarda lo staking di criptovalute e crypto.com coins, su crypto.com bisogna fare delle considerazioni importanti in previsione di quello che accadrà il 16 maggio. Ne parlerò in uno dei miei prossimi video, ci sarà da fare attenzione perché cambieranno molte cose dal punto di vista della regolamentazione italiana, e perciò è importante che io faccia un video dedicato a questo argomento. Lo porterò sicuramente nei prossimi giorni. Ho ottenuto comunque 4 volte 40 CRO circa, per un controvalore totale in euro di circa 66 euro. In totale quindi il cash flow di marzo è stato assolutamente negativo, ben oltre i 1200 euro in negativo, soprattutto a causa delle spese condominiali. Ovviamente questo report non include tutte le spese che sostengo per vivere, tutti gli investimenti su questo canale, ad esempio le nuove luci, il nuovo microfono, nuovi software, cose di questo tipo non vengono incluse all'interno di questi report, e perciò è una visione parziale rispetto alla mia situazione economica. Per quanto riguarda il mio portafoglio, ho intenzione di modificare parecchio la mia esposizione alle criptovalute, perché le ritengo eccessivamente volatili per il ruolo che ricoprono all'interno del mio portafoglio, e perciò andrò a ridurre di parecchio la quota investita nelle criptovalute, che come vedrete in questo momento è circa 25.000 euro, soprattutto perché gran parte di questo valore verrà utilizzato per pagare le imposte che devo allo Stato per il 2021. Queste imposte potrebbero superare di molto i 20.000 euro, perciò devo prepararmi in anticipo con liquidità sul conto corrente o sul conto deposito. La composizione attuale del mio portafoglio, come vedete, è cambiata tantissimo a marzo, era cambiata a febbraio in realtà, ma ho deciso di aggiornarla. A marzo, oltre 300.000 euro di asset under management, se vogliamo, da parte mia, gran parte dei quali, la quasi totalità, è dedicata all'immobile che ho acquistato da investimento, e perciò siamo a circa 230.000 euro sotto forma di valore da quell'immobile. La restante parte è composta da criptovalute, 26.600 euro, come vi dicevo prima, titoli, azionari, ETF, includendo anche il piano di accumulo, 24.500 euro, 7,6%, liquidità 11.600 euro, e poi c'è l'investimento in Monegos, l'SRL, che considera semplicemente il capitale investito inizialmente, non rispecchia il capitale che posso utilizzare con la società. E poi c'è la parte relativa a peer-to-peer lending, pari a circa 9.500 euro. Ecco quindi il mio portafoglio cambierà abbastanza, soprattutto dal punto di vista delle criptovalute, nei prossimi mesi, perché ho intenzione di fare dei disinvestimenti, in questo caso per ottenere liquidità, perciò vi riporterò sicuramente questi movimenti all'interno di uno dei miei prossimi video. Sono davvero contento di essere entrato ufficialmente nel mondo degli investimenti immobiliari, anche se la strada è ancora lunghissima e devo imparare tantissime cose. Per il resto questo video finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto a questo video, e se il video vi è piaciuto e vi è stato utile lasciate un bel like per supportare il canale. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille per aver guardato.